Fabrizio Damiani, una vittoria che ci voleva, adesso un punto solo, per la matematica serve un punto, domenica sabato, ma intanto pensiamo a oggi, partita giocata col cuore, con la testa, con gli attributi. Sì, partita quella che avevo chiesto, anche le lottate secondo me sono state molto diligenti, molto bravi, contro una squadra che sono comunque molto, molto forte, però resta comunque rammarico che se avessimo messo più volte questa determinazione e soprattutto questa attenzione potevamo essere abbondantemente fuori. Oggi è davvero una concentrazione feroce da parte di tutti. Ma l'avevo chiesta anche altre volte. Oggi probabilmente i ragazzi sentivano questa prestazione e me l'aspettavo. Come ti ho detto, rimane il rammarico che se questa attenzione la potevamo avere in altre gare, oggi potevamo già festeggiare. Comunque manca ancora una gara, come hai detto giustamente tu, ci manca ancora un punto e dobbiamo andare giù a San Vito con questa prestazione, con questo tipo di approccio. No? E soprattutto a giocarcela, no? Non andiamo lì per fare un punto, noi andiamo là per cercare di prendere i tre. Assolutamente sì. La squadra io l'ho riproposta come domenica scorsa con un atteggiamento chiesto leggermente differente, perché domenica scorsa dovevamo fare la partita noi, oggi dovevamo un attimino fare un po' il contrario, quindi loro sono stati molto bravi, abbiamo saputo aspettare e ripartire bene. Un plauso, lasciamelo dire, a Marsilio, che quando nei momenti di difficoltà si fa sempre trovare pronto, e mancava il gol, perché io lo accusavo sempre che con me non aveva fatto neanche un gol, però probabilmente io mi auguro ha fatto il gol della salvezza, mi tocco, ecco, un plauso, un gol e anche prestazione senza di tutta la retroguardia, Faleschini mostruoso secondo me, ma se Faleschini viene, si allena massimo, io giocatori meglio di lui non ne vedo molti, ma deve allenarsi tutto qua. Questa settimana è venuto a fare tre allenamenti pieni e si è visto. Il risultato si è visto. Ecco, ora la settimana che ti aspetta naturalmente è difficile, soprattutto dal punto di vista della gestione psicologica, no? Ma intanto, guarda Massimo, concentriamoci su questa vittoria e facciamo festa. Poi martedì ripartiamo sulla falsariga di questa settimana, quindi concentrandoci sempre sulla prestazione, ma soprattutto sull'approccio mentale e di determinazione, che se noi abbiamo questo approccio, questa fame, questa concentrazione